Buon pomeriggio amici della Pallamano, benvenuti a questo primo appuntamento casalingo stagionale, oggi sabato 18 di settembre, in campo tra qualche istante Junior Fasano e Pallamano Carpi. Qui al mio fianco in cronaca Oronzo Russo, qui do il benvenuto per questo appuntamento. Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. E non ti nascondo un briciolo di un filo di emozioni, Antonio, e tornare qui a commentare la Junior per me è una grossissima soddisfazione. Oronzo, andiamo, c'è già la Junior per il primo attacco, vediamo gli Ortembo esperti, due dei nuovi acquisti della Junior che si passano la palla sportivamente, anche viene fatta toccare al numero 30 ospite Gabriele Sortino, uno degli acquisti della formazione del Carpi giunto dal Siracusa. Vediamo questo attacco lento, ovviamente fase di studio, primissimo attacco con Ortembo che subito toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali, abbiamo visto spesso lo scorso anno anche nella gara d'esordio
la prima rete davanti al pubblico per lui, e sicuramente si fa riconoscere all'istante. E ormai non è più una sorpresa per noi, dopo le prestazioni dello scorso campionato ormai è diventata una certezza, un punto di forza per la Junior. Andiamo un attimo a vedere velocemente anche le formazioni che sono in campo. La Junior Fasano con Fovio, Vinci, due portieri, Angeloni, Angiolini, Franceschetti, Grassi, Yerstam, Pignatelli, Pugliese, Jortenbo, La Padula, Pinto, Sperti, Boggia, Bearevic, Messina, risponde il Carpi con Aifrey e Bonaccini, due portieri, Boni, Ceccarini, D'Angelo, Milian, Lamberti, Malagola, Marsan, Rossi, Segafelli, Serafini, Soria, Sortino, Beltrami, Capitan Pieracci, allenatore Davide Serafini. Perché conoscenze, intanto sfuma l'occasione della ripartenza veloce per la Junior. Allenatore della Junior Francesco Ancona, dirigono l'incontro i signori Marcello Carino e Stefano Pellegrino, mentre abbiamo visto il fallo in attacco da parte del Carpi e Angiolini che prova subito ad andare verso la porta avversaria. Era stato il fallo in precedenza dell'atleta con la maglia numero 26. Ora manovra Jurtenbo, Jurstam, Angiolini, ancora Jurstam, Jurtenbo, Sperti, Jurtenbo, Jurstam, Sperti, finge il passaggio al pivot, poi Angiolini lascia Jurtenbo. Buona ora in questo momento la difesa del Carpi, però passaggio dietro la schiena di Jurstam, che dopo aver visto in fase realizzativa, ora in fase assistman, ha capitato Evo Messina, 2-0 lo score dopo 2 minuti e 26 secondi. Un buon inizio da parte della Junior. Sì, la Junior ben concentrata, soprattutto in difesa, sta facendo delle ripartenze che ci permettono di stare due gol sopra. È inutile nascondere la velocità di manovra, è quella l'arma in più della Junior, controllando sempre l'incontro. Ecco, ora in contropiede è Franceschetti che realizza. Grande contropiede della Junior. Sì, mette a sedere quasi il portiere sul primo passo. Si tratta del numero 18 Bonaccini, e poi la terza rete per la Junior Fasano, che ha iniziato sicuramente bene. Quindi col numero 26 c'è Pieracci, il capitano Marsan. Palla Sortino, ancora Pieracci. Marsan a spazio, spiazza Fovio, ma la palla tocca il palo e finisce sul fondo. Oronzo, è comunque bello vedere di nuovo la palestra Zizi piena, ovviamente non al 100%, bensì al 30%, sono 100 gli spettatori ammessi, però 100 fasanesi bastano a far calore. No? Purtroppo bisogna attenersi alle disposizioni in materia Covid, quindi vanno rispettate le disposizioni emanate dalla FIGH, e la Junior è la prima ad attenersi a tutto questo. Straordinaria azione di Franceschetti ancora. Fallo di sfondamento non fischiato dall'arbitro, peccato. E poi difesa in aria viene segnalata ad Angiolini. Successivamente c'è stato poi una difesa in aria dove appunto l'arbitro non ha potuto che fischiare i 7 metri. Ora si presta a battere il tiro dai 7 metri. Ceccarini contro Fovio, sotto le gambe. Realizza Ceccarini, accorciando le distanze, portando il risultato sul 4-1 sempre in favore della Junior, che inizia a costruire una nuova fase d'azione con Angiolini che incrocia con Yastam. Angiolini ancora, Yastam che organizza il gioco passando di nuovo ad Angiolini, chiama lo schema d'attacco. Angiolini ancora, Yastam, Sperti che incrocia tagliando, Angiolini, Franceschetti, grande Angiolini, bravissimo. grande prestazione di Angiolini. Subito viene interrotto la ripartenza perché avevano oltrepassato la linea di metà campo gli attacco del Carpi, quindi
dopo 5 minuti e 35 secondi, punteggio di 5-1 a favore della Junior, due reti per Franceschetti, una per Fabio Messina, una per Yersam e una per Angiolini. Di Ceccarini su 7 metri la linea, la rete ospite, Carpi maglia nera con inserti bianchi, divisa azzurra con pattonici bianchi tra Junior e Fasano. Salutiamo chi è giocato, ottima ancora difesa di Junior con Sperti che si invola in ripartenza. Sperti contro Bonaccini, l'abbiamo visto spessissimo farlo contro, ora godiamo anche noi a vedere a nostro favore queste reti con l'esperto Sperti, che nonostante l'età non propriamente anziana, diciamo così, è comunque uno degli esperti. Bearevic ha ammonito, ma c'è anche il time out chiamato da Davide Serafini, che deve scuotere i suoi dopo una partenza assolutamente da dimenticare. Alonso, Carlo Sperti è una sicurezza perché lo conosco da tanti anni. Carlo, nonostante la giovane età, lui ha già disputato altre partite nelle file della Junior a livello giovanile. Poi diciamo che tra Conversano e altre squadre, sì, diciamo, ha girato un po' l'Italia, però ora è tornato qui e sicuramente ci darà una grossa mano per giungere al risultato finale. Ultima esperienza a Molteno, non si è conclusa bene per la sua squadra che ha dovuto lasciare il massimo campionato, però è comunque il suo contributo l'ha dato alla grande. Analizziamo proprio Sperti, uno dei tre nuovi acquisti, volti nuovi della Junior, c'è Jurtenbo con il numero 25, poi c'è Gabriel De Santis, altro argentino che però ha subito un grave infortunio nella Bundesliga 2, nel secondo campionato tedesco nella scorsa primavera, è in fase di ripresa, è in fase di guarigione, sicuramente lo rivedremo in campo a gennaio. Riprende il gioco, sì, è ripreso il gioco con il Carpi che ora manovra in attacco con Marsan. Ancora una buona difesa da parte di Franceschetti sull'altro straniero della formazione ospite, si tratta di Milian, e ora c'è da fermare nuovamente il cronometro perché c'è da asciugare il parquet. Dicevamo, i nuovi acquisti del Carpi, Milian, Marsan e Sortino, di cui abbiamo già accennato a inizio cronaca, i tre rinforzi dopo ovviamente il salto di categoria tra la 2 e la 1, diciamo il divario è abbastanza profondo. Tu che hai arbitrato in entrambe le categorie puoi dire ancora meglio di me, puoi raccontare, visto che fortunatamente la Juno è da tanto che non bazzica nelle retorie. Ora la rete di Marsan, ottimo l'incrocio, supera il muro biancazzurro, 6-2 il punteggio. Jurtenbo, Angiolini, veloce la mano della Junior, questa volta bravo però Bonaccini a restare in piedi, e la mano aperta, la mano sinistra stoppa la conclusione in vero non irresistibile. Poi dall'altra parte Marsan raddoppia il suo score piegando lui, sì, la mano di Fabio, che poi ripresa del gioco purtroppo ritardata dal passaggio del giocatore ospite all'interno del cerchio di centrocampo, che non ha permesso una, sì, ripresa veloce per la Junior Fasano. Ronzo, qua mi devi correggere, ma ci starebbe l'esclusione temporanea, sì, no? Certo, da regolamento. Perché per regolamento il giocatore non può rientrare perché in questa fase appunto ha ritardato la ripresa veloce da parte della Junior. Gli arbitri in questo caso hanno lasciato correre. Sicuramente non se lo faranno sfuggire nel caso ricapiti. Angiolini, Jurtenbo punta in uno contro uno, poi prova a servire Sperti, trova la difesa di Pieracci, riprende Jurtenbo, la palla è giunta dall'altra parte ad Angiolini, ancora Jurtenbo, ottima l'uscita di Pieracci nei tempi giusti, poi ancora Jurtenbo, l'arco per Franceschetti, la parte di Jurtenbo che però parte con leggero ritardo, forse non si aspettava quella palla, che finisce tra le braccia del portiere, poi riesce ad aggirare la difesa Marsam, tra l'altro procura anche un'esclusione temporanea ai danni di Bearevic. Parziale di 3-0 da parte del Carpi, che ricuce e fa anche un po' dimenticare un avvio infelice, ricordiamo si era 6-1 fino a qualche istante fa, esce Fovio per far posto
Pugliese, Davide Pugliese, quindi anche porta sgombro. Pugliese che si schiera sicuramente nel ruolo di terzino sinistro, il suo classico ruolo, terzino destro, scusate. Ed è Jortembo anche a rifiatare in questa fase. Sì, era, sì, ci correggiamo, è stato Jortembo ad avere le scuse del parane, non Bearevic, ovviamente, perché non avendolo visto in attacco. Jörstam, Pugliese, Franceschetti, Pugliese, Angiolini, fa tutta la sola, serve Pugliese che entra bene, bravo e fortunato Bonacini, Ciaccarini, scusate, no, poi dall'altra parte ancora, questa volta Milian, e ci sono 2 minuti anche per Jörstam, che poteva ormai lasciare andare l'atleta avversario, sì, che era andato, però c'è un stato un gesto da parte del giocatore, l'arbitro non poteva a questo punto appunto, sì, interrompere il gioco e decretare i 2 minuti, giustamente. No, no, hanno fatto bene, se no, parlavo di Jörstam, poteva evitare visto che ormai era già sfuggito dal, sì, controllo. Sì, sì, infatti poteva lasciarlo stare. Fino agli arbitri è stata più che corretta questa decisione. Quando siamo al nono minuto e 12 secondi in questo frangente, Carpi che immediatamente si è riportato sotto di un solo gol, sì. Ora è la Junior che costruisce con Angiolini, Pugliese, gran tiro. Bravissimo. Di Pugliese, gran tiro di Pugliese che tira incrociando, e grande parata di Fobio che nel rientro in campo evita il gol alla squadra ospite. Junior che si sta riorganizzando e cercare di riportarsi su in avanti. Ora è Messina con Angiolini, Franceschetti che passa Pugliese. Pugliese ritorna da Franceschetti, ancora Angiolini, Franceschetti, Pugliese, Angiolini. Angiolini che scarica ancora su Pugliese. E questo è 7 metri. Il quale si guadagna un 7 metri. C'è stato un fallo da parte del terzino del Carpi che ha appunto impedito il tiro al nostro terzino. Si porta sui 7 metri Carlo Sperti. Carlo Sperti che realizza per la Junior Fasano portando il punteggio sull'8-5. Sì, direttamente sul fischio, Sperti non ha dato neanche il tempo al portiere di organizzarsi sulla parata, no? Sperti ha esperienza da vendere visto le varie presenze anche in nazionale, quindi diciamo è una sicurezza in tutto. Sì, ora errore abbastanza marchiano da parte di Marsan che la passa direttamente a Franceschetti cercando il pivot. Con due atleti meno, comunque rientra Jörstam, resta Pugliese dopo un ottimo ingresso in campo, è giusto anche premiare un atleta che è entrato bene in questa maniera, rimane nella sua posizione di terzino destro. Jörstam resta in panca in questo momento. Jörstam studia lo schermo, poi la serie davanti Angiolini, ancora Jörstam, Pugliese, ancora un vacco alla chiesa, però preferisce darla a Sperti che ha già conquistato il pubblico dell'Amres oggi. Marsan dall'altra parte, finta abbastanza buona, poi incrocia, va giù Fobio, 9-6. Non è certamente una fase in cui le difese stanno facendo bene su entrambi i fronti. Assolutamente no, perché comunque le squadre vanno immediatamente in attacco, quindi non danno il tempo alle difese di schierarsi e quindi organizzarsi. Sì, ora abbiamo visto la conclusione di Angelini che aveva spiazzato il portiere ospite Bonacini, che però si è quasi ritrovato la palla sul braccio, è stato comunque bravo ad alzare l'ultimo secondo. È riuscito ad evitare, sì, la rete, comunque un bel sì, tiro. Pieracci, Marsan, ancora Pieracci. Forse ai limiti dei passi, occasione centrale, ma c'è anche il fallo. Era sembrato quasi aver tirato sul quarto passo in questo caso. C'è stato il fallo da parte di Bearevic, sì, comunque giusta la decisione degli, sì, arbitri, sì, tiro da 9 metri. Ora si attende che, sì, puliscano il parquet. Ottima la prestazione difensiva a Rubiera, all'esordio, l'altra neopromossa di questa stagione.
praticamente due compagini nel raggio di pochissimi chilometri, entrambe promosse nel massimo campionato al termine della scorsa stagione nella pool promozione disputata nel centro federale di Chieti, centro che da un paio di anni, no, è diventato un po' la casa della pallamano, proprio si chiama anche in questa maniera. Ospita anche la squadra del Campus Italia, che raccoglie i migliori atleti under 18, tra cui anche il, definiamolo nostro, Tommaso De Angelis, sì, che è giunto, è andato lì, ora limite dello sfondo, lascia correre l'arbitro. Franceschetti, bravo anche Pieracci, Franceschetti si accontenta poi della rimessa laterale. Comunque si complimenta con Foio per il tentativo. Ora Foio Messina riceve velocemente, Yerstam interrompe poi l'azione offensiva, quindi invita anche Franceschetti a pianificare questa azione offensiva con tranquillità. Ora accelera però la Junior, Yerstam, prima finta, finta al pivot, poi gliela dà Pugliese, ottima l'azione con Franceschetti che coglie il palo, però ottima la manovra, ottima, in questo doppio incrocio, beh, e a liberare quel tiro. Azione veloce, peccato il tiro di Franceschetti che comunque... Ora Mazzan tira sotto fallo, coglie la traversa, però giustamente c'è da riprendere con questa rimessa, questo fallo è battuto velocemente dal Carpi, che però non può approfittare perché subito era andato a coprire da primo a destra Sperti. E ora vediamo Beltrami, Ilian Mazzan libera Sortino con un buon passaggio, ha tanto spazio davanti a sé con Sperti che è riuscito a cercare l'anticipo, e Pugliese che però non è andato a coprire lo spazio, aveva tanto, tanto spazio invece Sortino che ha tirato quasi da terzino, no? Infatti c'è stata, diciamo, un'entrata da parte dell'ala, però in una posizione agevolata rispetto al solito tiro dell'ala, diciamo, ha tirato quasi da terzino, purtroppo Sperti era già partito in fase di contropiede e quindi non è riuscito a bloccare l'avversario che è andato liberamente a rete. Ora è la Junior che ricostruisce in azione, Yastam che lascia per Messina che subisce fallo, sì, tiro da 9 metri per la Junior Fasano, e ancora Yastam che costruisce l'azione, grande palla, grande palla per Franceschetti che questa volta realizza portando la Junior sul 10-7 quando siamo al 14° minuto e 44 secondi della prima frazione di gioco. È veramente un piacere guardare, no, giocare Yerstam che trova sempre il modo di servire coi tempi giusti. C'è da asciugare il parquet, c'è anche il cronometro fermo, ovviamente gli arbitri ne approfittano per pulire un po' tutte le zone umide della palestra Zizzi. Ovviamente l'auspicio è quello che siano gli ultimi mesi, no, di disputare gare in questa, in questo, questa palestra, perché c'è il palazzetto che vediamo dalle finestre alla nostra destra che è in procinto di essere concluso, perlomeno auspichiamo che sia così. E per gennaio il cronoprogramma parla di questo mese per l'inaugurazione di quella che sarà la prossima casa della Junior Fasano, attesa da 40 anni alla Junior, 40 anni sì, ora è un sogno che sta per realizzarsi, speriamo non ci siano ulteriori problemi dal punto di vista della realizzazione appunto del palazzetto. Sì, intanto c'è Ilian con del sì, perdere sangue, crediamo, perché l'arbitro giustamente, sì, interrompe per far asciugare il sangue. Sì, al suo posto provvisoriamente, o comunque entra col numero 9 Andrea D'Angelo, riparte anche il cronometro, 10-7 il parziale. Carpi che dopo essere stato fuori dal match in avvio con quel parziale di 4-0 si era riportato al ridosso la Junior, che poi ha scavato nuovamente un piccolo gap, però 10-7 nella pallamano più 3 non è nulla. Ora Mazzan che sbaglia nel palleggio, possesso palla che torna alla Junior, torna anche Jürtenbo in campo, ci sarà Grassi a entrare, presumibilmente ci sarà doppio pivot, quindi in questo attacco applausi dal parte del pubblico per il giovanissimo, classe 2005 della Junior Fasano, uno degli ultimi frutti intanto
finta a destra, passaggio al pivot. Ci siamo quasi abituati, ma non è ottima scontato. Intesa, ottima intesa tra Yassam e Franceschetti, che non poteva fare altro che depositare la palla in rete, portando appunto la Junior sul punteggio di 11-7. Sì, tanti gol in questo primo quarto di gara, proprio simbolo di quanto dicevamo precedentemente, ovvero che le due squadre entrambe agiscono in velocità, non danno tempo le difese di schierarsi. Ora Marsan forse anche contrastato, però non viene ravveduto nulla. Fabio cerca di partenza veloce a metà strada, Franceschetti esperti, poi nulla di fatto, nuovamente possesso palla al Carpi. Con Milian vediamo che viene medicato al gomito sinistro, quindi è quella la posizione dove gli arbitri hanno visto le pistassi, no? La perdita di sangue che ha costretto l'atleta provvisoriamente, perlomeno, ad abbandonare il parquet della palestra Zizzi. Carpi che ora comunque rallenta e ora rischia nuovamente di perdere palla, con Ceccarini che riesce a evitare che commettesse doppia il suo compagno, però fatica a trovare Varchi. Ora c'è la spinta di Beari, c'è lo stesso Ceccarini e c'è la rimessa dai 9 metri. Marsan, Ceccarini, Pieracci, si conquista un 7 metri entrando tra Messina e Beharevic. Un fallo giusto, onesto, sì, appunto, però non cattivo ovviamente, assolutamente, due, no, assolutamente no. Ceccarini nuovamente contro Fovio, la prima è andata bene, la seconda assolutamente da dimenticare. Oronzo, assolutamente, Fovio ha soltanto alzato una mano e bloccato la palla. Sì, è veramente brutto da dire, ma non un po' inguardabile questo tentativo, quasi un mezzo pallonetto che è rimasto a metà. Probabilmente gli sarà sfuggita la palla dalle mani, o forse ha voluto troppo contro Fovio. Ma non è certo Fovio il portiere che si lascia sorprendere da questi tiri, diciamo, sì, poco efficaci. 11-7 più 4 Junior che attacca con Pugliese, che non riesce a servire Franceschetti, poi lo stesso Pugliese ferma D'Angelo, rischia anche qualcosina, ovviamente lascia prima che l'arbitro metta mani ai tenuti. Poi ancora Fovio, un passo avanti, pura D'Angelo, e Pugliese se lo prende adesso, attenzione, rischia qualcosa in più, c'è il giallo, no? Solo giallo, Fovio per proteste, aveva già tirato, però ha visto una spinta da parte o di Yerstam o di Pugliese, però aveva concluso liberamente, ci stava dare il vantaggio, magari ammonire, no, chi ha spinto, però ormai il tiro era stato scoccato senza problemi, ed è Beharevic, ha tirato che si liberamente anche... non è stato messo in pericolo di equilibrio, quindi potevano tranquillamente far continuare, però l'arbitro ha ritenuto, sicuramente posizionato, sì, meglio di noi, quindi ha ritenuto opportuno fischiare i 7 metri. E... sì, abbiamo visto azioni analoghe, no? Anche nella prima gara a Rubiera, dove l'arbitro poi ha dato l'esclusione temporanea, giustamente, però ha lasciato andare sul tiro perché era stato scoccato senza ostacoli. Comunque c'è stato un 7 metri con Pieracci che va a trasformare, quindi meno 3 Carpi con superiorità numerica anche, ed è Flavio Messina che entra al posto di Fovio. Jortembo terzino destro, Jortembo centrale, Pugliese terzino sinistro, Jortembo terzino destro, Pugliese. Messina e esperti, uno sguardo tra i due, forse a chiamarsi una giocata, e questa è una difesa importante per il Carpi, che ovviamente deve approfittare di queste circostanze per ridurre il gap. Ora Jortembo, ottima per la manovra della Junior, e questa volta i 2 minuti sono per Pieracci, anzi per Marsan, che ostacolato al momento dell'ingresso verso il tiro Messina, che comunque era riuscito a tirare anche ottimo lui. Ottimo schema da parte della Junior. Ancora un'interruzione del cronometro per questa scusa temporanea, quindi parità numerica nuovamente in campo con la Junior, che se non ci saranno altre sospensioni praticamente godrà anche di qualche secondo di superiorità al termine dell'escursione di Beharevic. Ora Jörstam, primo 7 metri per la Junior, 3 quelli del Carpi, di cui 2 realizzati, 1 parato da Fovio. Ora Jörstam contro il portiere Ifrey,
ci scusiamo se non lo pronunciamo correttamente, speriamo di sì. Finta e poi traversa sul tentativo morbido di Jerstam. Anche sfortunato, lui. Sfortunato. Sì, era stato bravo. Intanto c'è Serafini che entra in campo al posto di Mansan. Atleta piuttosto alto. Che tocca ora il suo primo pallone. Pieracci. Serafini incrocia e non trova la porta. Correggiamo precedentemente, era il secondo 7 metri perché il primo l'aveva tirato Sperti realizzando la propria marcatura. Sperti che ora gestisce il pallone dopo il tiro di Serafini, che viene anche rimproverato dall'omonimo, parente, non so, del mister del Carpi, perché non è contento della conclusione alla prima azione in campo. Ora Angiolini prova a girarsi, commette sfondo con la spalla, poi Beltrami cerca D'Angelo che tira sulla testa di Fovio. Sinceramente non so cosa abbia fischiato l'arbitro quando c'è stato un fallo di cintura da parte del giocatore del Carpi. Ha visto l'ingresso con la spalla probabilmente, però si era già girato Angiolini. E c'è il time out chiamato anche da Francesca Ancona con Paolo De Santis che va a richiamare Sperti, che chiedeva spiegazione agli arbitri, quindi richiama anche, cioè, nuova veste anche per Paolo De Santis. Qualche secondo di pausa per noi. Torniamo in cronaca con il Carpi che ha la chance del meno uno dopo aver inseguito a lungo, e è stata già meno uno sul punteggio di 6-5 con il parziale 4-0 dopo l'avvio positivo della Junior. Sperti ancora non si capacita di quanto accaduto, però prima dell'occasione del meno uno per la Junior c'è l'attacco della Junior che dopo la rete siglata da D'Angelo in ripartenza veloce in seguito a quel fallo un po' dubbio fischiato ai danni di Angiolini, quindi dicevi a microfoni spenti probabilmente hanno visto un passi gli arbitri. Sì, sicuramente l'arbitro avrà visto qualche infrazione di passi e quindi avrà fischiato e ciò ha causato, diciamo, la rete da parte del Carpi. E ora è la Junior che costruisce un'azione d'attacco con palla per Jarstam che scarica su Angiolini. Il supremo numerica ora per il Junior. Sì, grande palla, grande, ottima intesa tra Franceschetti e Jarstam. I due si intendono a meraviglia, meraviglia. E sì, questo... forse nella circostanza ha tirato coi piedi per terra in aria Franceschetti, era sotto fallo anche, però hanno lasciato correre. Penso, non so se ho visto bene, penso abbia lasciato il pallone prima che atterrasse. Ecco, sì. Infatti l'arbitro ha convalidato. Ora è Carpi che costruisce l'azione d'attacco. Sì, Pieracci che viene ostacolato da Bearevic. 9 metri. Un ottimo Bearevic in difesa. Sì, nonostante le candeline siano diventate parecchie per l'atleta montenegrino, ma ormai di passaporto italiano, in difesa il compito suo lo svolge ancora egregiamente. Nuova interruzione per asciugare il parquet. Ovviamente questo caldo umido non favorisce la giocabilità sempre costante del pallone, perché si tende a scivolare. Ma fanno bene gli arbitri a interrompere, perché è molto pericoloso per i giocatori e il parquet bagnato è molto scivoloso, quindi fanno bene a interrompere per appunto asciugare il terreno di gioco. Ora è Carpi in attacco che si appresta a battere un tiro da 9 metri con Ceccarini. Junior schierata in difesa
È rimasto fuori Milan, rimasto dentro D'Angelo con Ceccarini che è in posizione di terzino, praticamente D'Angelo nel suo ruolo naturale di ala destra. Marzano, vediamo, con una vistosa fasciatura al gomito sinistro in panchina. Beltrami, ancora Ceccarini, Pieracci, Marsan traversa e la palla che poi tocca il soffitto, un fischio di troppo e interrompere la ripartenza, però nulla di grave. Yersam, Angiolini, promessina sopra la testa di Bonaccini, 3-29. In realtà, per regolamento, il terreno quando la palla tocca il tetto dovrebbe riprendere la rimessa laterale. Sì. L'arbitro ha voluto sottolineare al portiere che la palla ha battuto al tetto oltre la linea di fondo, quindi in quel caso il gioco sarebbe ripreso con la rimessa del portiere. Come stava già accadendo. E infatti, cioè. Infatti. Ora, insomma, una piccola curiosità. Prima c'era una mimica da parte degli arbitri molto più esplicativa, no, di quello che accadeva in campo. Ora si tende a non giustificare, una parola brutta, a non spiegare come accade ancora nel basket e qual è l'infrazione. Io non sono favorevole a questo, perché giustamente l'arbitro quando fischia deve spiegare, però purtroppo le direttive che c'erano in partita erano quelle di non segnalare, fischiare e ripartire al fine di velocizzare la manovra e quindi rendere il gioco più spettacolare. Sì, ovviamente si tende, no, a quello che accade in Europa, dove per spettacolarizzare si tende a velocizzare. Tendiamo ad seguire le orme, appunto, del livello europeo, dove gli arbitri indicano poco, fischiano e il giocatore fischiano anche poco, c'è da dire. Sì. Anche perché c'è molta più velocità d'azione, però forse nelle categorie inferiori, nelle giovanili, sarebbe anche bene nelle lasciare, giovanili, sì. Infatti mi hai preceduto, stavo per dire appunto questo, nelle giovanili nel frattempo l'arbitro decreta un tiro da 7 metri per fallo subito dal Beltrami, giocatore Milian. Ah sì, Milian, che è appena tornato in campo. C'era Beltrami che invece chiedeva un'esclusione temporanea al difensore biancazzurro che ha commesso il fallo. In realtà non era nulla, è giusto dare il 7 metri perché era il tiro in posizione favorevole. Giustissimo, un 7 metri giustissimo. Appunto, dicevo, a livello giovanile è importante segnalare al giocatore cosa ha fischiato l'arbitro, perché il giocatore deve appunto capire qual è stata l'infrazione commessa al fine di non ripeterla, anche se per questo ci sono gli allenatori, che però in una partita, diciamo, è fondamentale. Sì, nell'adrenalina della gara è anche opportuno, no, far comprendere, perché magari poi si possono creare facili malumori, no, se non si comprende cosa, perché magari uno pensa di aver commesso, di essere stato fischiato uno sfondo, invece va commesso passi, quindi è bene che li si segnali, no? Diciamo che a volte questa è un'arma che hanno gli arbitri e quelli che fischiano, magari, perché piuttosto che fischiare piuttosto che segnare un passi o che ne so uno sfondo, allora magari fischiando solamente non si capisce cosa ha fischiato, quindi si riparte e basta. Ora il no look, il passaggio di Yersam a Franceschetti, a Fangiolini, che trova la rete del 14-10. Prima, mentre commentavamo, no, questa mimica arbitrale, aveva realizzato il suo 7 metri Pieracci, 2 su 2 per lui, quindi 3 su 4 il computo totale per la formazione ospite, che resta in gara con sole 4 reti di margine dalla Junior, che però dà l'impressione di poter accelerare quando vuole, diciamo. La Junior mi sta dando l'impressione di non dare il 100%. Però di tenere comunque sotto controllo la partita, naturalmente alternando delle fasi come in questo caso un tiro spettacolare di Yastam che si è infilato sotto l'incrocio dei pali, proprio sul primo palo. Quella bella la manovra, ottima azione, parte, ottima azione del Carpi che si porta sul 15-11 con una stupenda rete da parte di Beltrami. Sì, bravo Marsan a portarsi tutti i difensori praticamente addosso e poi a servire al centro sulla linea dei 6 metri il pivot Beltrami, che da quella posizione ha cercato la conclusione non tanto precisa quanto potente sotto la traversa, con Foglio che nulla ha potuto. Ora Yerstam che serve Angiolini, poi dall'altra parte Jörtenbo taglia come secondo pivot Fuego Messina,
ad allargare le maglie della difesa ospite Orangioni per servire Franceschetti, e poi un contatto con Freo Messina che si scontra con Efrei, ora esperti, commette il fallo su Pieracci. Una fase confusione, però gli arbitri bravi a dare il vantaggio senza interrompere l'azione. Bravissimi, bravissimi appunto a dare il vantaggio, perché la palla era nelle mani del Carpi, il fallo era stato commesso da Flavio Messina, il nostro capitano, e quindi bravissimo l'arbitro a far proseguire l'azione, anche se poi non si è concretizzata, in quanto c'è stato un ulteriore fallo subito dal Carpi e quindi è stato fischiato appunto il tiro di punizione. Ora il Carpi che si porta in fase d'attacco, dove costruisce anche Sortino, entra come secondo pivot, però il passaggio di Marsan è sbagliato. Vermiglian racatte velocemente con Freo Messina che prova il no look per Sperti, troppo complicata forse. C'era Carlo che chiedeva palla qui sull'ala destra e il capitan Messina che se ne è accorto ha passato la palla senza guardare, naturalmente non dosando bene il passaggio, che quindi si è perso a fondo campo. Sì, diciamo, noi siamo innamorati del nostro capitano, ma non ha il polso di Hjerstam da questo punto di vista, no? Perlomeno non nel tracciante lungo ad attraversare le due frangenti. Altri doti che magari avessero anche tutti, tutti coloro che si affacciano alla palla a mano, come grinta, come carattere, come lottare fino all'ultimo. L'ultima stilla di energia e anche oltre. Eccolo Sperti che bellissimo. Come al solito ci delizia con un tiro a proposito dosato. Di polso bellissima, e poi ottimo anche il recupero difensivo a bloccare subito l'iniziativa del Capi, che è tornata sul meno 5, 16-11, ma nuovo massimo vantaggio per la Junior. E ora c'è il 7 metri con Sperti che a giudizio dell'arbitro aveva tagliato l'area, un tanto costacolato, però indica il taglio dell'area, si rammarica per questa fischiata, sembrava essersi disinteressato dell'azione Sperti. In queste situazioni è l'ala che tende di andare incontro al difensore al fine appunto di fargli commettere fallo. In questo caso Sperti ha tentato di evitarlo, però forse l'arbitro avrà visto un taglio d'aria e quindi ha decretato un tiro da 7 metri. Ci ha rimediato appunto Fovio in questo, che scherza con Pieracci, sì. Che dice tiramelo sopra la testa il prossimo. Tra l'altro si conoscono i due, perché Pieracci è uno dei reduci insieme a Serafini delle battaglie che 6-7 anni fa hanno infuocato noi palazzetti pugliesi con Junior e Carpi. Ricordiamo sempre le sfide tra Junior e Carpi appunto, sì. Veramente belle, tra l'altro i ricordi anche dei primi trionfi della Junior. Ottima azione della Junior. Sì, Sperti ha fatto sua la palestra Zizi, ci avremmo scommesso poco perché comunque era scontato, però veramente la Junior ha guadagnato sul fronte destro dell'attacco tantissimo con l'arrivo di Sperti. Tantissimo in esperienza, in classe, perché Carlo è un fuoriclasse, non lo scopriamo noi. Carlo è un giocatore magari averne in squadra e noi siamo fortunati ad averlo appunto. Ottimo tiro di Pieracci che realizza dal 7 metri parato precedentemente con questo sottomano sotto le gambe. Ora Angiolini, serve proprio Messina, ancora Angiolini, ottimo il passaggio per Franceschetti, poi bravo anche Serafini a fermare l'attacco. Quando entriamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo, 17-12 Junior, che ha toccato il più 6, massimo vantaggio qualche istante fa prima della rete di Pieracci. Cronometro che si ferma per asciugare il parquet sul fronte destro dell'attacco della Junior. C'è da asciugare anche il pallone, visto che ci siamo, anche l'area di Fovio. Occorrerebbe un'impresa di pulizie oggi a Ronzo per avere sempre asciutto il parquet. Però i ragazzi messi a disposizione dalla società di casa sono reattivi, non si è perso comunque molto tempo nonostante le tante interruzioni, no Ronzo? No, diciamo che la partita ha avuto poche interruzioni, le interruzioni giuste per evitare appunto che ci fossero infortuni, quindi per asciugare il terreno di gioco. Ora è la Junior che costruisce in attacco con Hjerstam che scarica verso
Angiolini, ancora Yastam. Yastam che incrocia con gli Altembo. Grande tiro di Angiolini che si è costruito veramente molto bene la conclusione, anche rimanendo in sospensione quel mezzo secondo in più per evitare il muro difensivo. Poi troppo precisa la conclusione. Peccato la conclusione. Ora si concluderà sicuramente su quest'ultimo attacco del Carpi, che ha una quindicina di secondi scarsa per cercare il meno 4. Ancora Pieracci, serve Serafini, poi l'errore ed è la Junior che serve per Messina, che trova però il miracolo sul tiro di Messina di Eifrei. Si conclude quindi con il punteggio di 17-12 questa prima frazione, tra gli applausi della palestra Zizzi, che comunque ritrova un'ottima Junior lungo periodo senza handball dal vivo. E la pallamano purtroppo è mancata tantissimo a Fasano. Fasano che è una delle regine d'Italia, se così possiamo definirla, e dove la gente segue tantissimo questo sport. Purtroppo ora, ripetiamo ancora una volta, per via delle disposizioni anti-Covid è limitato il numero degli spettatori che possono assistere all'incontro. Noi diamo la linea alla regia per qualche spot all'intervallo e ci risentiamo per il secondo tempo.
Allora, torniamo in diretta qui dalla palestra Zizi, 17-12 la risultato della prima frazione fuori della Junior. Junior già in campo, il Cappi rientra in questo momento. Andiamo a leggere anche qua il quadro di giornata con Fasano Cappi qui davanti ai nostri occhi, poi Trieste Siracusa Conversano, scusate, Bolzano Trieste, Siracusa Conversano, Cassano Magnago Pressanone, Appiano Pressano, Merano Rubiera, riposa il Sassari, per non ridire, perché è impegnato nella European Cup contro la formazione lussemburghese del Dudelange, tra l'altro ex squadra di Carlo Sperti. Prima giornata, ricordiamo, Junior vittoriosa a Rubiera per 34-25, sconfitta in casa del Cappi contro l'Appiano per 23-31. Quindi Junior che sta proseguendo sulla falsa riga dell'esordio positivo di sabato scorso, Cappi che invece è ancora ovviamente non era forse oggi il giorno in cui non è il giorno in cui cercare di cambiare l'inerzia del proprio campionato, però vediamo che comunque ha margini importanti di crescita questa squadra ora. Sì, è una buona squadra che comunque tira la sua nel campionato e naturalmente ha affrontato tra le mura amiche un buon Eppan che quindi ha dovuto soccombere appunto con il risultato di 23-32. Inizia la ripresa. Non è qui a Fasano che Cappi cerca i punti per salvarsi, che comunque credo lo farà tranquillamente. Sì, Serafini resta in campo sul fronte sinistro dell'attacco emiliano, con Marzan in posizione di centrale, Milian in posizione di terzino destro, D'Angelo alla destra. Un po' di cambiamenti comunque in campo con Ceccarini che non vediamo, ed è Serafini che si sblocca dopo un primo tempo senza gloria. Davide Serafini, cioè meglio Samuele Serafini, classe 2003, Tirtam, mamma mia, parata, gran traversa tiro, palo, gran tiro da parte di Asta, si è, dopo la deviazione da parte del portiere si è scagliato sulla traversa. Sì. Ora c'è un fallo in difesa da parte di Bearevic. Comunque importante il tocco del portiere, classe 2005 addirittura del Cappi, giovanissimo, uno dei talenti più importanti dell'Emilia Romagna tra i pali, come detto anche da Gennaro Di Matteo nello staff tecnico del Cappi, vecchia conoscenza anche lui nelle sfide che abbiamo citato nel primo tempo tra Junior e Cappi di qualche anno fa. Ora Serafini palleggia, rischia quasi l'infrazione di passi, però riesce a servire Marzan, poi Milian scavalca fuori, poi questa volta l'infrazione dei passi c'è stata e rischia la scusa temporanea Beltrami, che viene accompagnato fuori dal parquet. Continua a protestare Beltrami, sostiene di aver avuto la maglia tirata da Angiolini nella circostanza, però già abbiamo raccontato nella rimessa veloce che ostacolando la ripartenza aveva rischiato le scuse temporanee, la seconda volta non avrebbero perdonato e così è stato, siamo stati un po' profeti. E infatti lo avevi già anticipato questo e così è stato, e dopo il fischio non ha lasciato la palla sul terreno di gioco e come da regolamento l'arbitro giustamente ha interrotto il tempo e ha sancito i due minuti per il giocatore. Ora Franceschetti chiede scusa immediata al portiere ospite per aver preso la pallonata in faccia dopo l'ottima manovra, come sempre occhi chiusi, tra Franceschetti, tra Yerstam e Franceschetti, involontario ovviamente c'è stata l'uscita del portiere appunto sul tiro, ha coperto bene lo specchio della porta e quindi involontariamente Franceschetti ha colpito il portiere alla fronte. Però ottima ancora una volta l'intesa tra il centrale svedese Yerstam e il pivot argentino, parlano la stessa lingua anche se non si direbbe, e hanno avuto ottima un anno. Intesa, sì, hanno ottima avuto un intesa anno. Fondamentale soprattutto tra centrale e pivot, che permette appunto di aprire ampi spazi tra la difesa avversaria. Ancora una volta il grande Esperti a realizzare un'ottima rete tra le gambe del portiere, portando il risultato sul 18-13 a favore della Junior. Sì, vedete, in questo caso abbiamo visto che Pugliese sembrava quasi aver perso il tempo del passaggio corretto a Sperti, no? Nello scalare, e invece Sperti ha riconquistato quell'attimo perduto e l'ha convertito in gol. Perché Sperti non ha teso la palla, era già partito e ha ricevuto in corsa come dovrebbe fare un'ala,
e quindi dopo, con tutta la sua esperienza, non ha potuto fare altro che depositare appunto la palla in rete. Ora il Cappi che costruisce un'azione d'attacco. Sì, sono tacchi molto ingenui a tagliare. Infatti. Con il secondo pivot, però mettendo ambedue i piedi vistosamente nell'area del portiere, sì, dei 6 metri. Ora Jerstam ha un po' di spazio, doppia finta. Passaggio sì, spreciso lui per Sperti, che eccolo questa ancora volta con la virgola non trova. Comunque ci sono gli applausi del pubblico, li ha assegnati in tutte le maniere, ci stava a provare anche la virgola dopo. Forse lui le fa spesso queste virgole e che appunto porta alla realizzazione della rete. In questo caso non ha dato il giusto giro alla palla, quindi ha sfiorato tardi, è sfiorato il palo. Tutti gli effettivi avanti con la porta sguarnita del Carpi. Ora terminano i 2 minuti. Fovio nega la gioia della rete a Marsan, coprendo con 2 passi e restando in piedi in alto. 42 anni appena compiuti, è un giovincello, ancora ne avrà per molto, sono sicuro, perché dall'altra parte doppio incrocio e Jerstam che questa volta tira proprio sulla testa del difensore, non efficacissimo nella circostanza in difesa, e il portiere non poteva vedere neanche partire la conclusione del centrale svedese, che si è spenta alle sue spalle per il 19-13. Nuovamente più 6 junior con il numero 17 entrato in campo dalle fila ospiti, Daniele Soria, classe 2003, pivot. Poi c'è il fallo fischiato su Marsan a Pugliese, crediamo. Vediamo proprio Soria, che ovviamente ha preso il posto di Beltrami, che aveva ricevuto 2 minuti. Ora sono tutti in campo, però rimasto fuori. Ora Serafini fischia la doppia, c'è il passivo, alzato. Miglia prova a fare tutto da sola, serve bene però Soria, questa volta ingenuità difensiva della junior, che hanno lasciato appunto il pivot libero di tirare e non ha potuto fare altro che realizzare la rete, portando il risultato sul 19-14. Sì, sono usciti tutti praticamente a cercare l'anticipo, non è rimasto nessuno, ecco, dietro. Sì. In questo caso un giocatore dovrebbe coprire, l'altro dovrebbe restare sul pivot, però ingenuamente sono usciti entrambi, lasciando appunto libero il pivot. Sì, forse il braccio alzato del passivo ha indotto, no, a rendere difficoltosa, no, la manovra, che grande difficoltà, invece è stata lucida l'azione del Carpi. Ora Angiolini forza un po' la conclusione, bravo Samuel Selmi Aifrey a provare. Ora arriva come un treno, forse passi, però c'era infrazione di c'era infrazione di passi, però c'era fallo da parte del difensore della junior, e quindi giusto i 9 metri per la squadra dei Carpi. Andiamo, rispetto alla gara di Rubiera, un po' meno rotazione sul parquet della squadra allenata da Cicciancona, però ci sarà spazio probabilmente per tutti davanti. Ora Soria bravo a procurarsi quasi 7 metri, anche a procurare un'escursione temporanea a Franceschetti, che aveva tirato la maglia in avvio di azione. Ottima memoria da parte dell'arbitro, perché l'abbiamo visto anche noi questa maglia tirata. Certo, l'azione era proseguita un po', però questo non toglie che era stata commessa l'infrazione. Proteste da parte di Franceschetti, però giusta la decisione da parte dell'arbitro. Ancora una volta sono impegnati nell'asciugare il terreno di gioco. Il gioco riprenderà con un tiro da 7 metri per Carpi. Sì, ed è Serafini che va a tentare la trasformazione. Abbiamo detto classe 2003, tanti giovanissimi tra le fila ospiti. Il portiere classe 2005 l'abbiamo già citato, ma ce ne sono altri, come appunto Serafini, Soria, Sortino, tutti classe 2003. Il più esperto è proprio Pieracci, classe 84. Mentre la tocca Fovio, ma non riesce a impedire questo mini break agli ospiti di 2-0, e si riparte con il più 4 junior, un uomo in meno, che ovviamente crea la porta
fa sì che la porta della Juniors sia sguardita con Grassi che va al posto di Franceschetti sulla linea dei 6 metri. Jörstam, Angiolini, Jörstam. Serve Pugliese, trova il muro, tiro d'angolo. Rimessa dal punto di intersezione delle linee alla destra del portiere ospite. Angiolini, Jörstam, Pugliese. Aveva forzato un po' la conclusione, però il possesso palla è rimasto della Junior. Grassi, Angiolini. Jörstam, Angiolini che prova a scavalcare Marsan, bravo questa volta a difendere impedendo che si rendesse pericolosamente offensivo l'atleta toscano. Ora braccio del passivo alzato, Angiolini, Pugliese, ancora Angiolini che è bravissimo a aspettare il movimento del muro e a spiazzare il portiere ospite che aveva seguito l'azione, la palla, no? Sul fronte offensivo. Sì, e Angiolini invece l'ha preso in controtempo tirando appunto sull'altro palo e realizzando la rete per la Junior. Serafini, Eric Millian, D'Angelo cerca di studiare i suoi, poi palla all'ala a Sortino che la schiaccia e sorprende questa volta Fovio. Grassi che viene catechizzato sul movimento difensivo da Francesco Ancona, ovviamente. Infatti aveva lasciato troppo spazio all'ala che appunto non ha potuto fare altro che realizzare giusti questi interventi da parte del mister che aiutano appunto, visto la tenera età del ragazzo, è comunque molto molto bravo e lo vedo abbastanza bravo anche nei movimenti in attacco, dove spesso riesce a liberarsi e lottare con gente molto più esperta di lui. Eccolo ancora una volta che realizza e costringe appunto all'esclusione temporanea, all'esclusione sì, di Beltrami, la che seconda per lui, subisce i due minuti, come appunto stavo dicendo. Bravissimo questo, ricordo un po' Maione con giovane ragazzo che appunto ha costretto il giocatore del Carpi tra a commettere fallo, sottolineare. Sì. Molto bravo nello spostarsi senza palla e quindi mettersi in condizioni di ricevere, poi quando trovi il centrale o il terzino che ti passa la palla vai a nozze. Ancora sul fischio Sperti ed è più 5 Junior quando è quasi trascorso un terzo anche della ripresa, 8 minuti e 45 secondi per la precisione. Inutile commentare ancora una volta, sì, il gesto di Sperti perché rischierei il rischio di essere ripetitivo. Sì, appunto, grande Sperti, un ottimo acquisto da parte della Junior. Ora Serafini, Milian in posizione di centrale, Pieracci terzino destro, si scambiano di frequente le formazioni in attacco atleti ospiti. Milian finta, poi non ottima difesa della Junior, perde un attimo di servire l'ala Milian e poi si chiude bene Jörstam e Messina, si chiudono bene. E ora Beric prova a indurre al fischio, giusto, bravo l'arbitro a non fischiare perché non c'era palo di sfondamento in quanto è stato il difensore a prendere la posizione con un balzo in avanti. Sì, un esperto come Beric. Sono piccoli trocchetti che usano i giocatori per indurre l'arbitro all'errore. In questo caso l'arbitro è stato molto bravo a non fischiare palo di sfondo in quanto non c'era. Ancora una volta il gioco fermo per la pulizia del parquet. Il gioco riprenderà con un tiro da 9 metri per il Carpi sul punteggio di 21-16 quando siamo a 9 minuti e 39 secondi della seconda frazione di gioco. Sì, diciamo in tranquillità la gestione dell'incontro da parte della Junior Fasano. Onestamente non sentiamo di dirci che è mai stato realmente in partita il Carpi, però comunque Junior matura anche in questo, nel gestire le gare appunto. È una gara sempre tranquilla dal primo minuto di gioco, anche quando il Carpi si era riportato a ridosso della Junior. La Junior ha gestito tranquillamente tutte le situazioni di gioco. Ora riprende il gioco e ancora Carpi in attacco. Serafini, Milian, Sortino tiene lontana l'attacco avversario alla Junior, poi
Serafini, poi Bearuc in qualche maniera ferma Soria in maniera abbastanza fortunosa, sì. Riesce a sottrarre il pallone dalle mani del giocatore del Carpi, quindi bravo, sembrava quasi non volesse tirare perché aveva lo spazio. Ottima entrata di Pugliese, ottima entrata, ha sfruttato lo spazio che era venuto a crearsi tra la difesa del Carpi realizzando un'ottima rete. Ora Esperti che rifiata in panca con Grassi. Credo che ora il mister darà un po' di spazio anche ai più giovani. Sì, sono tanti anche nelle file della Juve, i giovani, Grassi l'abbiamo citato. Classe 2004, dall'altra parte a spazio D'Angelo, non trova la porta, però c'è la Padula 2004 in panca, c'è Boggia 2005, ci sono tanti giovani anche tra le fila della Junior. Ora Aspetti che però è ancora in campo, non trova la porta al lob, ed è Serafini che prova a gestire questo attacco. Milian, doppio pivot per il Carpi con il numero 45, Giacomo Boni, altro giovanissimo, classe Enrico Boni, classe 2003. Anzi, Giacomo Boni, classe 96, ci correggiamo. Cronometro fermo, 11 minuti e mezzo sul cronometro. Assente, oltre il citato De Santis, Gabriel, nella fila della Junior, anche Davide Notarangelo, che è proprio qui vicino a noi sui dispatti. Un piccolo problema fisico per lui, che però tornerà presto a piena disposizione della formazione biancazzurra, che è attesa dalla trasferta di Trieste sabato prossimo. Bene, sì, trattenerlo, diciamo, per evitare rischi, perché tornerà utilissimo nella trasferta che la Junior si accinderà a fare la prossima settimana. Mentre il Carpi ospiterà in casa il Merano. Serafini, ripreso il gioco, non trova la porta Serafini e può spingere la Junior con Angiolini, che allarga la difesa pugliese. Jörstam scarica Asperti, che trova ancora la parata del portiere avversario, è stanco forse Asperti in questa fase. Ora Pierazzi prolunga troppo il possesso palla, scarica quasi in fase di doppia. Ora vuole lasciare un'ultima magia Asperti prima di ritornare in panca con questa finta sul controllo in si è subito riscattato, sì. Sperti dopo due errori consecutivi, lui non è abituato, non è abituato a questo, appunto. Comunque sicuramente il miglior realizzatore della gara per la Junior. Ventitré 16 il punteggio, più 7 Erlich. Messina commette fallo e si riprenderà da un 9 metri a favore del Carpi. Ceccarini e Marzan con 5 reti erano stati i migliori realizzatori nella gara contro l'Eppan di sabato scorso. Per la Junior invece Sperti con 6 reti, Jarnstam con 5, e pensiamo che oggi non andrà diversamente per quanto riguarda i nomi dei migliori realizzatori della Junior. Già Carlo credo abbia realizzato, ora non ho il dato a portata di mano, però penso abbia già realizzato almeno 7-8 reti. Sì, sì, penso proprio di sì. Ma è una Junior che ha un gioco di squadra dove porta diversi giocatori a realizzare appunto le reti. Quindi non puntando sul singolo, bensì, come dicevo, su un gioco di squadra che permette sia al pivot, ai terzini, alle ali stesse di entrare
e ne prova appunto Sperti che ha realizzato diversi gol. Ora rete di Serafini sotto fallo, abbiamo sentito sin da qui l'umore del contatto. Ora Jölstam pugliese, Jölstam trova il varco, trova anche il palo dopo essere stato sotto di 7 reti. Il Carpi ora può attaccare per il meno 5, spazio per Erlich che con un morbido pallonetto approfitta di uno spazio largo concesso alla sinistra della difesa biancazzurro. Troppo facile questa volta l'ingresso al tiro di Erlich. Direi proprio di sì. Di Erik Miljan, atleta serbo, mentre croato Marsan. Jörstam, grazie. Angiolini, bravissimo nello scavalcare Serafini, poi è Pieracci che lo ferma. 9 metri, ma si chiede ancora l'intervento dei ragazzi per asciugare il parquet. Inizia ad affiorare la stanchezza tra i giocatori, in questo anche caso il caldo, sì. Esatto, sì, un caldo che è soprattutto per loro che hanno già disputato oltre 40 minuti di incontro e quindi la stanchezza affiora tra di loro appunto. In questo caso Angiolini è stato molto lento nell'azione. Ancora più lento Serafini nel farsi scavalcare. Sì. Poi si riscatta. Si riscatta alla grande con un ottimo tiro. Tra l'altro entrambi i tecnici hanno ancora due cartellini nel time out ciascuno. Vedremo se ne approfitteranno perlomeno totalmente. C'era stata la rete di Miljan sotto fallo, di Marsan però era sotto fallo. Aveva tirato sul quarto passo. Esatto, ha commesso infrazione di passi, quindi bravo l'arbitro a interrompere il gioco. Ceccarini, Serafini, Marsan, Serafini che è rimasto in campo praticamente dopo essere entrato nella fase finale del primo tempo. Ora coglie il palo, poi c'è ancora un fallo per un contatto con Bearevic. Anzi, riprende il gioco con Marsan, Serafini, Ceccarini che rivediamo in campo al posto di Miljan. Difesa profonda della Junior che difende sui 9 metri. 7 metri ora per questo fallo di Pugliese. Chiedono anche l'esclusione temporanea, però c'era giustamente il tiro di rigore, però non sanzione in quanto non c'è era stato. Era frontale, senza cattiveria, senza nessun eccesso anche di difesa, no? Serafini contro Fovio, rete di Serafini. Diversi 7 metri di battuti dal Carpi, di cui un paio sicuramente neutralizzati da Fovio. Meno i tentativi di trasformazione della Junior. Angiolini, Jölstam, Pugliese. Angiolini, Jölstam, grazie. Pugliese, Jölstam schiaccia. C'è stata infrazione di passi, bravo l'arbitro da parte di Messina che si è reso conto pure lui subito aver commesso questo errore dall'altra parte, ma ha rimediato ancora una volta Saracinesca Fovio, che doppio intervento importante ha impedito la realizzazione della rete appunto. Ora di nuovo Junior in attacco con Jarstam che passa su Pugliese, chiamato time out da mister Ancona. Sì, che ferma Jarstam che stava studiando qualcosa, però ovviamente il cartellino del time out era sul tavolo ben prima che Jarstam desse avvio alle azioni, quindi
è normale che accada questo. Piccolo break per noi, ci sentiamo fra qualche secondo. Nuovamente in diretta dopo questo time out, mancano 12 minuti e 15 secondi al termine dell'incontro nel forno della palestra Zizzi, tra umidità e calore. Siamo ancora in piena estate, Alonso. Sì, è settembre, però da noi settembre sappiamo che è un mese abbastanza caldo e ancora di più oggi lo si avverte qui in palestra. 24-19 il punteggio, si riprende come si era lasciati con Nürstam con il pallone tra le mani. Vediamo Grassi ormai in pianta stabile al posto di Franceschetti sulla linea dei pivot. Pugliese fa tutto da solo, palla che finisce tra le mani di Messina, poi ancora Pugliese, ci rischia anche il passivo ora la Junior. Questo attacco, si alza il braccio da sotto le gambe, Jurstam perde l'attimo, Fredo Messina, anche Angiolini da sotto le gambe per Grassi, poi Beltrami su richiesta quasi. Ma sinceramente questi due minuti sì, non, molto non richiesta riesco, diciamo. Sì, sì, è stato un semplice fallo di gioco, ho bloccato il braccio di tiro, non vedo il motivo dei due minuti. Sarà stata una protesta da parte del giocatore che ha indotto l'arbitro appunto a commettere l'errore, però sì, ormai... anche il giallo a Pro De Santis per qualche protesta in panchina, diciamo una proteste non giustificate ma giuste, cioè almeno la richiesta di spiegazioni ci sta, appunto poi non, scusa, gioco di parole, non però sappiamo cosa ci sia stato. Entra anche Angeloni in campo al posto di Pugliese. È un ottimo difensore Angeloni, anche lui molto giovane, teramano di origine, ormai fasanese di adozione. Ora c'è Carini, c'è il 7 metri per un fallo in condivisione tra Flavio Messina e Grassi, o forse di nessuno dei due, perché c'era sembrato entrare abbastanza sì male. c'è stata la spinta da parte del difensore ingenua, perché avrebbe comunque potuto lasciarlo tranquillamente, e direi giusto il tiro da 7 metri fischiato dall'arbitro. Realizza Carpi portandosi sul 24-20. Vittoria sul meno 4 il Carpi, con Vito Fovio che invece non aveva compreso che si stava per partire con il 7 metri. Mentre richiamato Franceschetti al posto di Grassi. Angeloni, Franceschetti, Hürtenbo, Angeloni, Jurstam, ancora Angeloni, Franceschetti, Jurstam, Hürtenbo, Angeloni, riceve la sfera ma subisce anche fallo. Hürtenbo una prestazione sicuramente sufficiente, però non ancora deve carburare negli schemi della formazione biancazzurra. Sì, diciamo come prestazione tutti sulla sufficienza, qualcuno un po' meglio diciamo, però difesa in area, Junior sì, di nel complesso tutti abbastanza bravi ragazzi, visto anche l'intensità della gara sì, non eccessiva, ben gestita, ripeto ancora. No, ci sta ovviamente campionato nuovo per Jurstam che proviene dalla Svezia, dall'Hammarby. Ora c'è anche la rete di Sperti dai 7 metri. Junior che si riporta sul più 5 quando mancano 9 minuti e 20 secondi alla sì, fine dell'incontro.
sempre in controllo la Junior. C'è Carini, c'è il time out questa volta chiamato da Serafini. Dicevamo, sì, una Junior che non è riuscita a prendere il largo in maniera netta come visto Rubiera, però che comunque è stata in controllo per tutti i finora 40-51 minuti quasi disputati. Sì, Junior che sempre in diretta qui dalla palestra Zizzi. 2 minuti per Beharic, che reo di aver tenuto stretta, di aver tirato la maglia, però anche qui forse eccessiva. Grande parata di Fovio ora a negare al Carpi di accorciare le distanze in superiorità numerica. Quando siamo al minuto 22 di questa ripresa, quasi 25-20 il punteggio. Fallo fischiato ora su Jortenbo. Jörstam che manovra. Grandissimo il passaggio per Franceschetti, che subisce tiro da 7 metri per la Junior. In questo caso l'arbitro avrebbe potuto dare sanzionare, perché c'è stata una trattenuta appunto prolungata sul braccio e non se l'è sentita appunto di forse di escludere ancora una volta il giocatore. Tiro da 7 metri comunque giustissimo per la Junior. Si appresta ancora una volta Sperti, Carlo. Sperti contro Bonancini, che ritrova la sua posizione tra i pali. Non cambia il metodo Sperti, indubbiamente efficace quello di andare a tirare sul fischio praticamente senza dar tempo di reazione, di sistemazione anche sul piede d'appoggio al portiere. Vediamo dall'altra parte, errato il tentativo di Ceccarini di servire Giacomo Boni. Erano quasi due liberi da quella parte in attacco. Jörstam che dà il cambio a Fovio nella situazione di porta sguarnita. Jörstam, 7 minuti al termine. Oronzo, ora veramente solo un miracolo può fare entrare in campo. Mai stato in discussione il risultato, Antonio. Sì. Junior che ancora una volta si porta in attacco, grande tiro, fallo subito. Sì, da Jortenbo con D'Angelo che subisce l'esclusione temporanea. Abbiamo sentito da qui il rumore dello schiaffo sul polso, sì. Accusa il colpo Jortenbo, Paolo Scuro, fisioterapista osteopata della Junior, subito interviene sull'arto colpito dal difensore carpigiano. Jörstam. Fa tutto da solo. Probabilmente c'era una ragnatela lì, ora non c'è più. Ottimo tiro da parte di Jörstam che ha insaccato. Sì, se ha un millimetro di spazio dove lo centra l'incrocio. Non poteva arrivare. Aveva messo anche la mano il portiere, però era forte e precisa la conclusione. Difficile correggere. Un giocatore che ha un tiro di polso micidiale, quindi non è facile per il portiere, visto la potenza che viene con cui avviene il tiro appunto. Ora bravo dall'altra parte
Il pivot, l'ala Ceccarini, l'abbiamo visto in posizione di centrale precedentemente, che ha preso il posto di D'Angelo, escluso per aver atto prima per due minuti nella fase offensiva precedente della Junior. E tra le gambe di Fovio trova la rete numero 21 del Carpi, però sono 27 le marcature biancazzurre. Ora Jörstam che serve Flavio Messina dopo una prima finta. Resta in piedi il portiere di origini tunisine, Aifredo. Trova la parata, l'altra parte ancora Ceccarini, ancora rete. Mini break per il Carpi, tutte e due le reti firmate da Francesco Ceccarini, numero 94. Classe 94 come da numero sulla maglia. Angeloni. Jörstam, due pivot fissi in campo, due terzini, cioè o meglio Angeloni che manca il tempo del servizio a Asperti. Jörstam per Franceschetti, bravo Efre, ma c'è anche il fallo di Serafini che si becca l'escursione temporanea per due minuti e viene chiesto il time out, ma l'introduzione del cronometro che però era già fermo. Sarà ancora Asperti contro Bonacini, 25 minuti 9 secondi. E questa volta sbaglia Asperti. Ha provato a cambiare palo, anche tiro, perché ha mirato sotto l'incrocio, mirando troppo al lato, quindi il pallone si è perso sul fondo. Ora il Carpi di nuovo in attacco, dove Marsan organizza zona, sì, un'azione d'attacco. Entra Malagola. Perde l'attimo per il tiro il Carpi, c'è cioè da asciugare però il parquet. Ci lasciamo quasi stancamente a questa fine di gara. Se nel primo tempo bene o male le interruzioni erano state piuttosto rapide, si sono moltiplicate, come anche normale che sia, perché tra il sudore degli atleti in campo, il caldo, l'umidità, la presenza del pubblico che comunque rende ancora più colma l'aria, no, di umidità, e è fisiologico che si interrompa più spesso l'azione per asciugare il parquet. Riparte il gioco, Pieracci, Marsan, ancora Marsan, questa volta bravo nel puntare Esperti, nel saltando di netto a concludere subito incrociando. Non è giunto il consueto raddoppio questa volta sul terzino, no? Carpi si è portata sotto di 4 lunghezze quando mancano 3 minuti e 50 secondi alla fine dell'incontro. Ora Junior che organizza un'azione d'attacco con Angeloni. Jörstam che taglia, passa una palla a Carlo Sperti che realizza con un pallonetto la rete numero 28 per Fasano. Indubbiamente mortificante per gli avversari che quando piazzano un back, no, per recuperare un po' il gap, subito vengono puniti da una giocata di classe come quella di Sperti adesso, precedenza di Jörstam. I due si stanno contenendo la palma di migliore in campo. Eccolo Carlo Sperti che con un movimento andando ad anticipare sul giocatore ha fatto commettere infrazione di passi al giocatore portatore di palla. E poi lentissimo a tornare tra i pali il portiere, sì, ospite, o meglio tutto il Carpi, no, a ritrovare la porta occupata. Franceschetti ha avuto tutto il tempo di fermarsi, recuperare la posizione di tiro opportuna senza rischiare che l'arbitro facesse correggere la posizione, vedere la porta sguarnita e direttamente a centrare la rete numero 29 biancazzurra. Più severa, sta per entrare in campo la Padula. Bravo Marsan a tirare, non trova la porta, ma c'è stato il fallo di Angeloni che è stato bravo difensivamente a chiudere la rete. Ha chiuso croato bene, ha impedito appunto al terzino di andare a realizzare. Carpi ancora in attacco,
quando mancano poco più di due minuti alla fine dell'incontro. Vediamo Boggia e la Padula entrambi sul punto d'ingresso, c'è la rete di Serafini. Vediamo Boggia, sicuramente entra in campo con Sperti che esce definitivamente dall'azione, e anche Jörstam con l'ingresso in campo di La Padula, rispettivamente classe 2005-2004, centrale dalla destra. Jörtenbo, La Padula, Franceschetti, Jörtenbo, Angeloni, Jörtenbo che entra, subisce fallo, 7 metri. Antonio, molto emozionante vedere in campo questi giocatori giovanissimi che ho avuto l'onore di arbitrare quando loro giocavano nei campionati di categoria, parlo di under 15, e ora vederli in campo, e guarda, qui c'è in palio sicuramente un giro di birre, no, con questa conclusione. Sì. grande realizzazione da parte della Padula. La prima rete si festeggia la palla così sotto. Quindi lunedì, dopo la pausa di domani, sicuramente birra e focaccia non mancheranno negli spogliatoi della palestra Zizi. Fantastico vedere questi ragazzi crescere e appunto potersi mettere in mostra anche nei campionati di Serie A. Non dimentichiamo che è un campionato di Serie A e che per un ragazzino giocarci è molto molto emozionante. Intanto abbiamo visto un ragazzino dal nome Flavio Messina che praticamente quando mancano 44 secondi a tenere in conto ancora corre dopo 60 minuti interamente sul campo. Ma Flavio non si ferma neanche, non farà gli ultimi dopo la fine della gara, continua sempre a correre. 29 minuti 23 secondi minuti, confabulano per forse per un tentato rosso, però giusto però, la decisione dell'arbitro. Non c'era cattiveria, ha lasciato il braccio largo, però arbitro, quello è il rosso, lo deve litigare col pubblico. Ingenuità da parte di Beltrami che ha rischiato sì, perché il giocatore non deve appunto avere colloquio con gli spettatori, e in questo caso a gara finita dall'altro, appunto l'arbitro è stato molto bravo a capire la situazione. Bravo, sarebbe anche stato inutile appunto un rosso quando mancano meno di 30 secondi alla fine della gara. Bravo anche Angelino a intercettare questo pallone, poi non riesce a tenere il mantiene il possesso palla. Fovio nega ancora la rete, poi Fovio prova a lanciare Boggia che va quasi arriva alla conclusione, e Beltrami che invece all'ultimo shot dell'incontro che termina sul 30-24. Ora non ci andiamo subito al commento, gara praticamente mai in discussione, il CAP è stato in un paio di circostanze sul meno uno, però sono stati frangenti minimi, per il resto un dominio in largo controllo. Gara disputata in maniera egregia dalla Junior che ha sempre saldamente tenuto sotto controllo la situazione, secondo il mio modesto parere non si è impegnata più di tanto, forse già con la testa, ripeto, la prossima trasferta che è la settimana prossima vedrà la Junior impegnata sul campo di Trieste. Sì. Quindi diciamo ci sta una gara così, però bene, bravi tutti, un buon Carpi, una squadra che comunque non avrà problemi per salvarsi, naturalmente una neopromossa, vedremo nel corso del campionato. Però dirà la sua anche il Carpi. Sì, Carpi che è atteso, come detto, dall'impegno casalingo contro il Merano, altra gara sicuramente non facile per la formazione neopromossa. Noi ricordiamo ancora una volta, l'hai già fatto tu, Junior che andrà a Trieste, punteggio 30-24 quest'oggi col Carpi. E chiudiamo con i saluti della palestra Zizi alla squadra vittoriosa. Due giornate, due vittorie per la Junior che ha iniziato sicuramente col piede giusto.
non ci resta che salutarci e... Sì, grazie Oronzo Lorusso per avermi affiancato in questa telecronaca. Ringraziamo Tiziano Di Carlo per aver... Grazie a voi Junior, quando mi ha dato questa possibilità è stata per me, è stata per me molto emozionante, ma non ho esitato un attimo ad accettare immediatamente la proposta che mi è stata offerta. Sicuramente ce ne saranno altre, ringraziamo anche Marisa Cassone per aver curato il live ticker e vi salutiamo, datevi appuntamento al prossimo impegno casalingo della Giulia Fasano sugli schermi di Eleven Sports. Una buona serata.